Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. A distanza di un anno siamo tornati, ebbene sì, con il video della mia nuova moto. Ho deciso di cambiare moto perché per una serie di motivi che adesso vi andrò ad elencare. Questa qui è una KTM 350 Six Days, attenzione. Oh, due. Ma questa è la stessa moto dell'altra volta. Minchia, ragione hai. Ho sbagliato moto. Questa è la mia nuova moto. Quindi ragazzi, questa è la mia nuova KTM 350 EXCF 2023. Anche questa una Six Days e anche questa Is de France. Come vedete è praticamente la mia moto, la mia, diciamo, tra virgolette, vecchia moto 2018-2023. Ex moto. Passiamo a parlare un attimino di questa moto. Intanto ve la presento, vi faccio vedere un po' le varie caratteristiche. Allora, rispetto, diciamo, alla mia cambiano alcune cose, però intanto la prima cosa molto strana, non riusciamo a trovare la cavalleria di questa casta di moto. Cioè, raga, non si trova online quanti cavalli abbia, perché la mia vecchia moto ha 45 cavalli e quella è assodato. Questa è troppo nuova. Questa non si sa. Questa, nuova. La versione da cross ne ha 57, ma io credo che questa ne abbia un po' meno di 57, essendo da enduro. Ma penso, spero abbia qualche cavallo in più, magari arrivi ai 50, non lo so, lo scopriremo. Magari se da qui a che esce il video riusciamo a scoprirlo, Angelo l'avrà messo in grafica. Vi assicuro che non siamo due sprovveduti, però figa, non c'è scritto. Come minchia lo devo trovare se non c'è scritto? Neanche sul sito. Six Days, ovviamente, quindi ha tutte, diciamo, le caratteristiche in più rispetto al modello base, che sono ovviamente le piastre in Ergal, che vedrete poi adesso nel dettaglio che vi metterà Angelo. Le grafiche, che sono, vabbè, secondo me stupende. Sono molto indeciso se sono più belle queste o le precedenti del 2018, visto che sono sempre Francia. Queste sono, però, più belle. Questa è tanta roba, è un blu un po' più scuro. Guarda, fagli vedere questo in rilievo. È cambiato che nella carena davanti, nel fianchetto, c'è il logo KTM inciso a tutti gli effetti. Quanto durerà questo logo KTM? Lo scopriremo solo vivendo, anche perché su questa moto ci saranno diversi contenuti che però vi andremo un po' alla volta, un po' alla volta. Come vedete, ovviamente la Six Days esce con un suo scarico serigrafato, Six Days appunto. Devo dire che questo, rispetto a quello del 2018, sono molto simili come forma, però è più accattivante, secondo me è ancora più aggressivo, fa un bordello, ragazzi, fuori di testa. Quanto durerà questo scarico? Scopriremo anche questo. Però copriterminale mi fa troppo cacare, non lo riesco a mettere, raga. Allora, partiamo da un presupposto: è una moto fatta per l'enduro, è fatta per cadere, per rompersi, per essere riparata e tutto. Mi piangerà il cuore? Sì. La distruggerò comunque? Sì. Sì, ho aggiunto io alcune protezioni che per chi fa enduro sono un must, quindi il paraforcellone, anche questo non so quanto durerà prima di scassarlo. Poi abbiamo messo l'attuatore frizione, che però è coperto dal copricarter, che è da questo lato però. Parafrizione, comunque è coperto. Parafrizione? Ok, ho detto attuatore, vabbè, non rompere coglioni. Copricarter da un lato e dall'altro. Questi forse c'erano il copritalaio fino a questa parte, forse era di serie, se non ricordo male. Anche il paramotore di serie. Anche il paramotore era di serie, per andare a coprire, diciamo, sto povero motore che speriamo duri un po' di più dell'altro. Sono indeciso se mettere qualcosa sul collettore, perché il mio attuale collettore, ve lo faccio vedere ad onor del vero, è leggermente provato dalle... Una sottiletta. Leggermente provato. No, ve lo devo fare vedere al sole però, ragazzi, perché è in folle. No, perfetto. Come vedete, il mio attuale collettore ha preso, diciamo, qualche... Io non la chiamerei botta. Anni di esperienza, ha acquisito, ha expato, sì. E si è un po' chiuso in se stesso, è diventato un po' timido, ma nulla che non si possa risolvere. Ma torniamo alla mia di nuova moto, che l'ho pagata un botto. Vedeva dei soldi a terra quando stavo girando in moto e si buttava per prendere, quindi buttava direttamente tutta la moto a terra. Vero. Gli altri dettagli già più o meno li conoscete, quindi manubrio serigrafato Six Days, cerchi serigrafati Six Days, sgancio rapido alla ruota. Diciamo che più o meno queste cose sono sempre una prerogativa della Six Days. Ovviamente telaio arancione, bellissimo, che è spaziale, arancione. Fuori di testa. Seguiranno alcuni altri accessori come le leve antirottura, perché queste durerebbero da Natale a Santo Stefano, le pedane maggiorate, il puntalino del freno maggiorato. Insomma, un po' di cose tecniche per noi che facciamo un po' di fuoristrada. E forse lo scarico.
E forse lo scarico, ma quello mi sa di no, perché ho speso troppi soldi. Ma in realtà mi devi dire perché hai cambiato la moto. Bravo Andrea, era proprio la domanda che volevo sentirmi dire. Ti è venuta dal cuore, scommetto. Perché ho cambiato moto, vi chiederete. Soprattutto come mai ho preso la stessa moto nel 2023. Perché ho cambiato moto intanto? Per noia. Onesto, per noia, perché quando si hanno... No, no, non è per noia. Ho cambiato moto intanto, uno, per un motivo contenutistico, ragazzi, per portarvi nuovi contenuti, perché comunque io faccio questo di lavoro, quindi per noi cambiare il mezzo, specie se vogliamo, diciamo, addentrarci più in questo mondo, è una boccata di aria fresca per i nostri contenuti. E Angelo ne sarà contentissimo, visto che i video d'enduro sono molto semplici da montare, durano veramente poco. Però secondo, nel prossimo video ci deve seguire anche in montagna. Bravo Angelo, l'avevamo detto e ci seguirai. Tanto, come sai, non può succedere nulla di grave. Il secondo motivo, ma non meno importante, ahimè, è visto che in uno stato come questo la tassazione è abbastanza bassa, dire che bassa, diciamo pungente, è soffocante, asfissiante, quasi che ti toglie la voglia di stare al mondo così con l'acqua alla gola, è giusto anche diciamo crearsi dei costi. Non è il motivo principale, però c'entra anche. Perché però ho ripreso la stessa moto, la stessa cilindrata, e ad esempio non ho preso un due tempi, un 300 due tempi? Perché nonostante io sia partito già con questa cilindrata e con il quattro tempi, è stata proprio la cilindrata e il motore che mi ha convinto di più. Io ho provato sia il 250 suo, un 300 due tempi di suo fratello, sia un 250 due tempi Kawasaki vecchio, che è un'altra concezione di moto, quindi fortissimo. Ciao, Ale. Ciao Alessandro. Potenti, attenzione ragazzi, fuori di testa, ma non mi ci trovavo. Troppa potenza, troppo brusco, niente freno motore. E raga, adesso nei commenti, siccome siete tutti piloti adesso, ci, però vi vorrei vedere in enduro, guarda. Vi vorrei vedere veramente tanto in enduro a tutti i ragazzini che dicono no, io due tempi. Il due tempi ragazzi è molto più difficile da gestire, non ha freno motore, è più complicato da gestire nelle discese. È molto tecnico il due tempi. Siccome io ammetto di non essere ancora un capo in questo mondo nell'enduro, non siamo tecnici, preferisco andare tranquillo con il mio quattro tempi, bello, con il suo freno motore bello accentuato. Ma vi assicuro ragazzi che questa moto sale qualsiasi ostacolo, è fuori di testa. Però ragazzi, mettimi di dire una cosa, ci vogliono anche Le balle. Perché? Io con tanta umiltà porto i segni addosso della mia inesperienza, che però è stata in realtà non in off-road. L'ho sempre approcciata con molto rispetto e piano piano ho imparato a gestire la moto, penso abbastanza bene, ma lo vedrete nella prossima uscita, sperando che non mi triggeri di nuovo, che quando registro mi triggerò sempre. Quindi questa ragazzi per me è la cilindrata migliore del mondo. Prenderò mai un due tempi? Probabilmente no, ma siamo qui per scoprirlo. No. Altra domanda che probabilmente vi stareste chiedendo, vi starete chiedendo, è come mai io non abbia cambiato brand, non si è andato su magari un Husqvarna, su una Beta, su un Gas Gas, una moto con i leveraggi. Ma anche no. Ma anche no, proviene alla regia. Non c'è un vero motivo, io ho provato anche lì Kawasaki, Gas Gas no, mi manca, però lo vorrei provare, visto che è praticamente sempre di mamma KTM e più o meno le componentistiche sono le stesse e anche il prezzo, non si sa come. Ho provato Husqvarna, ho provato Beta, che sono comunque delle gran belle moto, devo dire la verità, nonostante, ripeto, io metto le mani avanti, non sono Cairoli, cosa che invece pensa di essere il 90% delle persone che commenta, Tony Cairoli, che salutiamo, e se vuole fare un video lo invitiamo. O ti vuole firmare il casco? Se vuole firmare il casco Six Days. Tra l'altro, però, ecco, devo portare il casco Six Days, Angelo. Comunque, raga, io mi sono trovato benissimo con KTM. Sicuramente magari Husqvarna con i suoi leveraggi sarà stata migliore, con un feeling migliore, eccetera. Però la moto ti deve prendere, ti deve piacere, ti deve convincere. E soprattutto, ragazzi, visto che uno spende più di 10.000 euro su una moto, è giusto che tu sia pienamente soddisfatto. Quindi sia per una questione estetica, di contenuti che posso portare, di nomea, di feeling e tutto, preferisco restare in casa KTM. Ragazzi, io direi che con le parole siamo a posto, ne abbiamo dette tante, soprattutto a grazie ad Andrea, che è stato molto loquace ed espressivo. Adesso seguiranno alcune immagini di un piccolo test su strada, ovviamente ancora su strada, perché se volete vedere l'uscita in enduro dovrete aspettare un po'. Più lasciate like, più potrebbe arrivare prima. Io spero che la moto vi piaccia, fatemi sapere appunto nei commenti cosa ne pensate. Speriamo che non torni il cavalletto a voi. Cosa ne pensate di questa moto? A me piace da morire ragazzi, ma adesso la parola a voi. E adesso vediamo un po' come si comporta questa bella bimba. Ci siamo? Andiamo! Ragazzi, la moto di motore ne ha, Mamma mia, ragazzi! Sarà pazzesco provarla in enduro per la prima volta!
Non so come ho messo la GoPro, perdonatemi se non sarà proprio perfetta. Ve la faccio vedere, è bellissima ragazzi, veramente bella, cambio scuro. Se trovate la cavalleria ufficiale di questa moto, fatemela sapere, perché lo vorrei sapere quanta potenza sprigiona al massimo. Poi comunque la moto nuova è sempre un altro feeling. Una piccola goliardia. Ragazzi, questo video può concludersi qui. Io spero che la moto veramente vi sia piaciuta. Se volete vedere la moto effettivamente alla prova, dovrete aspettare il prossimo video. Ma se lasciate like, magari arriva prima. Quindi ci vediamo al prossimo video.